Saluto gli ospiti intervenuti qui questa sera, il dottor Alessandro Delle Noci, assessore regionale con la delega al commercio e vicepresidente del consiglio Cristian Casini. Oltre che tutti i presenti, ovviamente, ringrazio l'associazione di categoria AVI che rappresenta a questo tavolo dal presidente Fabrizio Aprile. Il tema che stiamo affrontando oggi è misure a sostegno delle imprese, titolo secondo, Regione Puglia. Ricordo che sin dal nostro insediamento abbiamo guardato con molta attenzione alle attività produttive. Infatti, consideriamo l'economia locale il volano della ripresa economica, per cui non possiamo prescindere dalle attività presenti sul territorio. Ovviamente il Covid ha messo in ginocchio le economie della nostra piccola cittadina e comunque anche di tutto il settore. Ma ora è il momento di ricominciare e di ripartire, quindi dobbiamo essere pronti a cogliere questa sfida. Siamo subito intervenuti in soccorso dei nostri imprenditori scrivendo un'importante voce di bilancio di ben 25.000 euro. L'anno scorso, appena insediati, li abbiamo utilizzati per dare un piccolo ristoro a circa 130 aziende locali. Ora, da quest'anno, in concerto con le associazioni di categoria, abbiamo deciso di impegnare queste risorse per creare nuove attività, cioè per creare degli eventi che possano portare economia nel nostro paese. Infatti abbiamo subito di concerto con Fabrizio e con l'associazione ACEA, presenti entrambe le maggiori associazioni presenti sul territorio, abbiamo fatto diversi incontri e abbiamo deciso di attivare un'importante campagna Io compro Calimera, che partirà a breve questi giorni, proprio per incentivare lo sviluppo del territorio. Inoltre, altre misure agevolative abbiamo messo in campo quest'anno, tipo hanno riguardato la TARI, il canone unico e l'imposta sulla pubblicità. In questi primi mesi abbiamo censito tutte le aziende del territorio praticamente con i codici Adeco, proprio perché abbiamo intenzione di istituire uno sportello dedicato alle attività produttive, nel senso che, visto che partiranno, poi il dottor Delle Noci ci spiegherà meglio varie misure indirizzate proprio alle piccole e medie imprese, vogliamo essere pronti proprio per supportare questa partenza, quindi accogliere eventuali misure a sostegno proprio delle attività. Quindi partiremo con uno sportello dedicato ai finanziamenti. Ci tenevo poi a dire, questo sportello partirà a breve, volevamo già inserirlo nel mese di dicembre, però ci stiamo lavorando in modo tale che possiamo essere già pronti appena partiranno le prime misure regionali. Ci tenevo a dire questo perché credo fortemente che le istituzioni debbano fare la loro parte ed essere vicine alle attività, alle imprese e al territorio. Grazie mille a tutti voi per essere.